A cosa stai pensando? Ma fatti gli affari tuoi. Social che ti vogliono pilotare, vivisezionare la mente. Andate a quel paese! Tutti direbbero la stessa cosa se i pensieri prendessero forma e voce. Un 2020 da dimenticare, da archiviare, da buttare nel cestino del riciclo. E tra qualche anno analizzarlo, come se fosse una statistica. Ah, ho vinto! Devo pagare penitenza. E non ci vedo un'H, niente. Basterà il nostro solito caffè. Che sia dentro un bar o da asporto, sarà comunque buono. Non è forse una penitenza restare lontani? Lo hai detto, mia cara. Mi sei mancata. E ho tenuto a freno i desideri. Quali desideri? Irrefrenabili. Se è un complimento, ma non sporocaccione, lo accetto. Mi conosci. Come direbbero in tanti, parlo con il cuore in mano. A dire il vero, mi mancano i nostri abbracci. È giusto non farli, ma che fatica essere normali. E tu ti definiresti normale? Ma quando torneremo alla stagione degli abbracci e dai contatti umani? Dovremmo aspettare un nuovo decreto. Oppure un anno o due. Meglio non pensarci e torniamo a tirare le somme dell'annata. Anche Stai scherzando, immagino. se l'umore è in calo, è meglio fingere di tirare la corda. Allora, siamo pronti a divertirci? Si recita insieme! Per l'anno prossimo, stai dicendo? Alcuni nostri sogni si sono già realizzati. Per gli altri dovremmo attendere un po'. Quei progetti, per quanto piccoli, stanno prendendo la muffa nei cassetti, altro che sogni! E perché non accendi il riscaldamento? Finiti i soldi? Oppure Oppure li congeliamo, che ne dite? Li tireremo fuori a tempo debito. non è male, anche se nel tempo poi, lo sai, tutto quanto cambia. Vuoi dire che si dovrebbero fare il prima possibile? Concordo, che siano congelati o ben riscaldati, i sogni di recitare in tre non devono attendere troppo. Adoro i terzetti, anche se di quelli al fin delle finite ci si stanca. Ma finirà mai con queste metafore al peperoncino? Sappiate che sono vendicativa. Se vi stufate di me, vi vengo a cercare. Per pregare di rifare i terzetti, eh? Per farvi fuori fisicamente. Stai scherzando? Io cosa c'entro? Oh, non parlavo di te nello specifico. Non dici niente? Di solito sei così chiacchierona. Citare il titolo di un film, dovremmo ricominciare da. Da tre? È un titolo copiato. Dovremmo ricominciare addirittura dal 2019. E far finta che il 2020 sia stato soltanto un incubo. Allora dovremmo ripetere di nuovo il 2020. Interessante, però non credo che molta gente vorrebbe rivedere di nuovo il 2020 sui calendari. Se fossimo in un film di fantascienza si potrebbe fare. Come viaggio nel tempo a ritroso o per cancellare tutto il vissuto? Fantascienza, filosofia e stupidità si stanno fondendo assieme. Ma non ti dovevo un caffè? Già, ecco una cosa buona del 2020, i nostri caffè. A cosa stai pensando?